Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Andiamo a vedere insieme questo nuovo video. Bene, qui ho preparato tutti gli ingredienti, li trovate scritti all'inizio e sotto l'info box. Questa è una ricetta che ho personalizzato io, l'ho provata, il risultato mi sembra ottimo e quindi ve la propongo. Ho stiepidito il latte, l'ho scaldato leggermente per far sciogliere bene il miele. Poi in planetaria vado a mettere la pasta madre a pezzettini. Questa l'ho rinfrescata un paio di volte, ho preso il pezzettino, ho rinfrescato, poi rinfrescato ancora per farla stare bene in forza per questo panettone gastronomico. Ok, ora ci metto subito la farina. La farina, come ho scritto sopra, ho usato la metà di farina 00, quella tecnica per i panettoni che mi era rimasta, e poi l'altra metà la zero. Adesso faccio girare un pochino, faccio tipo sfarinare, poi ci metto subito il malto. Continuo a girare, ora ci metto un tuorlo. Qui ho messo un uovo intero ed un tuorlo. Continuo a mettere il latte piano piano. Ecco qua. Ci metto anche lo zucchero, i 30 grammi di zucchero. Il latte, un altro cucchiaino di latte, questo è il sale. Ed ora posso finire di mettere l'altro uovo, l'uovo intero. Il latte ora credo che posso metterlo tutto e mi regolo. E al limite poi se vedo che l'impasto rimane troppo duretto o metto un altro pochino di latte, un altri 10 grammi, oppure l'acqua, posso anche mettere l'acqua. Vediamo l'impasto. Sì, io 10 grammi di acqua, ma proprio un goccino, eh. La metto a goccia, mentre giro la metto goccia a goccia, non più di 10 grammi, anche meno forse. Perché poi, siccome dobbiamo mettere ancora il burro, quando poi mettiamo il burro comunque si scioglie un pochino l'impasto. Giro per portare l'incordatura. Oh, scusatemi, ho un orologio in parete che fa questo ticchettio. Quando registro si sente sempre questo tic-tac, però non posso toglierlo perché non ci arrivo nemmeno a toglierlo. Ok, a questo punto comincio a mettere il burro a pezzettini, un pezzetto per volta, vedete già si è ammorbidito l'impasto. Quindi ne metto un po' per volta e devo riportare ad incordatura. Quindi continuo a girare. Scusate, mi sistemo un pochino. Sì, faccio girare un altro po'. Fine esaurimento burro. Ed ecco qui l'impasto pronto. Lo giro sul piano di lavoro. E lo lascio riposare 10 minuti, poi faccio un giretto di pieghe in questo modo. Lo pirlo, faccio una bella pirlatura.
Lo pillo due volte, quindi ne faccio una, poi lo faccio riposare. Ho pesato l'impasto, non arriva a 1 chilo, sta sotto i 950, quindi penso che userò un pirottino da 750. Ecco qua. Ora faccio l'altra pillatura e poi lo metterò a lievitare, siccome sto facendo questo impasto di sera, quindi lo lascio tutta la notte a temperatura ambiente. Calcolate che stiamo a gennaio, fa freddino. La mattina dopo vedete comunque sì, anche se faceva freddino, ma dentro casa, insomma, con i riscaldamenti, l'ho trovato così, è cresciuto tantissimo, veramente tanto. Sì, sono soddisfatta di questa lievitazione. Bene, vado subito ad infornare, naturalmente al forno già caldo. La temperatura è 165, poi ho alzato a 170, ma questo dipende dai vostri forni. Quando il centro sta a 94 gradi è cotto. Io ho dimenticato soltanto una cosa, sopra dovevo spennellare con l'uovo, non l'ho fatto, mi sono dimenticata, abbiate pazienza. Perché rimarrebbe un pochino lucido e si presenta meglio. L'ho messo anche un pochino infilzato, anche se non credo che serviva, però l'ho fatto. Adesso la cosa più difficile è tagliare le fette precise. Io ho questo aggeggio, però è troppo grande per questo panettone. Questo è per il pan di Spagna. Quindi adesso ci farò, penso, solo i segnetti e poi procedo tranquillamente con il coltello piano piano a fare le fette, cercherò di farle pare, precise. Ci provo almeno. Poi una volta fatte le fette, io mi sono preparata tutti gli ingredienti per farcirlo. Però il video verrebbe troppo lungo, quindi vi metto il link del video che ho fatto qualche mese fa, soltanto per la farcitura, così lo seguite meglio. Adesso vediamo solo l'interno, come è venuto di questo panettone, di questa mia ricetta. Panettone gastronomico. Ho tolto la prima parte sotto, ma appena sottile, ho tolto soltanto un filo. E poi ecco, bisogna cercare di far venire bene le fette belle e piane. Beh, io direi che è bellissimo, guardate, morbido, bello, mi piace, molto molto bello. Ok. Adesso finisco, naturalmente si taglia freddo, altrimenti non vengono bene le fette. Io adesso mi preparo la farcitura, mi invento qualcosa, mi sono preparata anche un'insalata russa fatta da me, carotine, piselli, patate, ci ho messo un po' di maionese e via. E piano piano me lo sistemo. Ma voi vi lascio il link dell'altro che ho fatto. Bene amici, io vi ringrazio della visione, un ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!